competitiva. Peccheria Tokyo che non è il suo lavoro. Che ci arriva qui. Ricordo alle concorrenti femminili che saranno premiate poi ufficialmente le prime 5 e dalla sesta alla decima possono già ritirare il premio di partecipazione. Allora sta arrivando Dario, classe 29, è il più anziano della corsa e ci sarà un premio speciale per lui dopo. Guardatelo qua, classe 29, 80 anni, guardate come spereremo di essere tutti ad 80 anni. Io ci sarò. Mi fa piacere, signor Antonioli. Ma perché svesti solo pure? Allora, quanto stiamo, Dino, col tempo? 33-34, direi sicuramente siamo all'ultimo chilometro, mentre sta arrivando questa giovanissima che è Elena Marangoni, brava Elena. Brava. Siete arrivati prima del primo, eh? Sicuramente ormai in prossimità dell'arrivo il primo concorrente che presumibilmente sarà Massimo Tocchio, il favorito sicuramente sulla carta, a meno che Massimo abbia deciso di fare solamente un allenamento. Dietro di lui molto probabilmente Emanuele Ghirardini oppure Alberto Felloni, ma Samuele Fabbri, il giovane della Salcus, potrebbe inserirsi proprio in queste primissime posizioni, essere magari lui il secondo. Naturalmente fra poco avremo queste conferme, certezze oppure solamente ipotesi. Siamo alla soglia dei 35 minuti, 11 km la gara, poi avremo i dettagli esatti della misurazione del percorso perché molti atleti hanno l'orologio satellitare. Vi ricordo che potete trovare le immagini della gara, soprattutto il filmato della gara odierna, come di tutte le altre gare, sul sito della Salcus, www.salcus.it. E ora mi confai a cambioblog.it. Ma appunto ti? Ecco Massimo Tocchio, eccolo là, si permette anche di raccogliere il guanto, ne ha tutto il tempo. Massimo Tocchio della Gabbi è l'atleta di Mirabello che come sempre ormai da consuetudine quest'anno ha vinto un sacco di gare, le ha vinte quasi tutte lui, le gare del panorama podistico ferrarese. Il tempo ufficiale di Massimo è 36.57 e subito dietro vediamo chi è il secondo. Simone Raffagnini, non l'avevo visto la partenza. Simone Raffagnini, Atletica Bovolone, dico bene, probabilmente iscritto per il gruppo d'oro. Simone Raffagnini, bravissimo, è secondo, ha vinto anche a Copparo quest'anno, se non vado errato. E terzo, guardate là, è proprio la sorpresa, e lui è Samuele Fabbri della Salcus, bravissimo Samuele, davvero un'ottima prestazione la sua. Molto giovane Samuele, davvero
in gamba, questo ragazzo ci sta facendo vedere ottime cose. Poi Luca Balboni del Doro, che sta tornando bene, sta venendo su bene. Luca Balboni, dopo una pausa estiva magari non troppo brillante, si sta riprendendo alla grande. Poi Emanuele Ghirardini, eccolo qua, e poi Federico Soriani subito dietro. E questi è Tony della Gappi. Tony è il cognome però, vero? Della Gappi, questi sono i primi atleti arrivati. Altri atleti stanno arrivando. Atletica Bovolone, anche questo, Michele. Michele Nadali, gruppo Bovoloni, iscritto per Atletica Dora. E poi Antonioli, eccolo qua Federico, con il suo classico passo molto riconoscibile dal movimento ondeggiante delle braccia. Temperatura ancora molto fredda, decisamente. Allora ricordo, sono premiati i primi 5 ufficialmente, i primi 5 assoluti, le prime 5 donne, i primi 5 veterani, e per tutti gli altri possono ritirare già il premio direttamente, quindi dopo il quinto è possibile ritirare il premio spettante. Sono premiati i primi 50. Eccolo qua Alberto Felloni, oggi solamente un allenamento probabilmente per lui, sarebbe arrivato sicuramente molto prima. Altri arrivi per Stabellini e poi Loris Brandolese e poi Maurizio Inagliato, Rino Grassi del Correre Bello. E Domenico Luciani dell'Atletica Delta, eccolo qua. Vai Paolo! Ecco, lo troviamo, Felloni Riccardo e poi Maurizio Preti, non so se rientri quest'oggi già nella categoria veterani, ma sarà uno dei primi insieme a Nino Grassi. Massimo Gozzo, Cleto Manfredini. E arriva anche Fabio Pinottello, vediamo categoria veterani al 56 e precedenti, quindi sicuramente Maurizio Preti rientra in questa categoria come Rino Grassi, credo sicuramente, quindi probabilmente sarà primo Rino Grassi. Maurizio Nagliato, è già giusto, c'è anche Nagliato, già veterano, mentre arriva anche Tuffanelli. Molto agguerrita la categoria veterani e vedete come si allunga la fila, qui si corre ancora molto forte, sono quindi in molti a correre ad un ottimo passo. Attenzione, stanno arrivando altri atleti, Carlo Poli, uno di questi. Grazie, grazie. E arriva anche Marchetti Egidio, anche lui veterano. È arrivato anche Nanetti, Michele Vanzi, Massimo Tagliaferri dell'Ora. Ciao Ricchi, saluti ai camminatori che stanno arrivando in questo momento. Ed eccolo qua, sarebbe stato il primo se fosse stata l'altra categoria di veterani, purtroppo per lui oggi non si poteva fare di più, per Oreste Campanini, bravissimo. Bene, ricordo ancora che dal sesto di categoria in poi della categoria E maschile possono già ritenere il premio dal sesto al cinquantesimo.
e dal sesto al ventesimo della categoria G possono già ritirare il premio perché...